Giornata di riapertura anche per l'URP di Piazza Grande. Siamo con Rosa Lupinacci. Com'è andato? Come sono andate le prime ore, le code, il rapporto con i cittadini all'URP? Sì, questa mattina dopo ci siamo preparati per questa riapertura, c'erano già alcuni cittadini in attesa, quindi per usufruire dei nostri servizi, e c'è stato un flusso abbastanza continuo, con le persone comunque molto ordinate, molto rispettose delle regole, per cui potete vedere c'è un accesso per l'ingresso e uno per l'uscita, e quindi il tutto è avvenuto in maniera ordinata, utilizzando i nostri servizi che offriamo in questo momento in maniera ridotta, ma Al momento le persone sono prenotate o vengono liberamente? riceviamo, abbiamo un orario di apertura ridotto dalle 9 alle 13 in questo periodo, da lunedì a sabato, senza prenotazione, quindi i cittadini possono venire direttamente, quindi se c'è dell'attesa aspettano quindi fuori dai locali, quindi riceviamo due persone alla volta. E quindi sì, poi è attivo anche, quello lo è stato sempre, anche in questo periodo di chiusura, il servizio informativo telefonico, che è il 203-12, dove i cittadini ci possono contattare comunque per ricevere informazioni. Intanto è arrivato un nuovo sistema progettato dall'università che, diciamo, dà una mano nel rispettare le distanze. Sì, senz'altro, questo nuovo sistema dà sicuramente un aiuto per se c'è quel minimo di distrazione, magari che all'interno del locale qualcuno si avvicina, è senz'altro una nuova tecnologia che dà un grande supporto, anche se in questo momento comunque abbiamo aperto con delle misure abbastanza rigide di controllo degli accessi, e quindi abbiamo due persone alla volta, quindi diciamo i rischi di assembramento insomma, si riducono. Mantenere la distanza di sicurezza, grazie.